è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16. E siamo tornati in diretta, è il momento. Lo dico con un po' di amarezza perché non so se ha fatto piacere anche a voi tirare un po' un sospiro di sollievo. Abbiamo parlato di lotta al degrado con metodi bizzarri, abbiamo parlato di arte, adesso ci tocca andare lì nella fossa dei serpenti della politica, mamma mia. Fortunatamente ci andiamo con una guida che di solito interpelliamo per parlare di quello che è poi lo specifico in realtà della sua attività, cioè il giornalismo investigativo. Oggi lo scomodiamo in versione opinionista, spero non se ne lamenti, in Italia prima o poi capita a tutti di fare gli opinionisti. Marco Gregoretti, benvenuto. Grazie. Ciao Marco, benvenuto e anche grazie. Insomma, oggi ti scomodiamo per sentire un po' la tua opinione e utilizzarti anche come apripista per le telefonate che prenderemo dopo averti salutato su questo clima in generale, Marco. Io non ti voglio indirizzare troppo, perché se ti chiedessi se sei favorevole alla singola misura, finiremmo in quelle robe con cui ci stanno davvero tartassando il cervello da troppo tempo. Non solo il cervello, voglio dire. Ecco, ma anche altre delocalizzazioni del cervello per chi vi sta parlando. Ma Marco, che clima si respira? Tu che insomma hai da tanto tempo sei sulla strada a fare un lavoro davvero di cronista anche sul campo. Che aria tira? Ma infatti, guarda, ti parlo quasi più da cronista che da opinionista, perché poi è divertente, perché io lancio sempre degli strali contro i colleghi che diventano opinionisti, no? I giornalisti che diventano ministri, che diventano virologi, che mi fanno proprio venire il sangue agli occhi. Quindi la tua domanda è veramente una domanda intelligente, perché il tema è proprio questo, il clima che si respira per la strada. Il clima, le sensazioni che uno può trarre dal proprio lavoro di cronista. Tutta questo stop and go, questo step by step parossistico di norme, a volte abbastanza contraddittorie. Tu dicevi: non ti chiedo il parere sulla singola norma, e meno male, perché ci vuole veramente tanto tempo per capirla, per interpretarla, tutto poi sui divieti. La cosa che però è evidente è che quella parola "vi consentiremo" ha condizionato, quelle due parole "vi consentiremo", "sarà consentito", ha veramente condizionato la percezione della vita quotidiana da parte delle persone, perché si sentono in colpa se si tirano giù la mascherina, si sentono in colpa. Allora, ieri c'era mio figlio che dalla finestra, dal balconcino di casa, parlava con dei suoi compagni di classe. Mio figlio più piccolo fa la terza media. I suoi compagni di classe erano passati sotto, avevano suonato, lui si è affacciato, ha parlato, erano tre o quattro, avevano la mascherina, hanno parlato un attimo, una signora ha chiamato la polizia. Perché per fortuna sì. Ha mandato a spendere, ma una signora ha chiamato la polizia. Allora, noi siamo a questo livello di tensione sociale che può sfociare in qualsiasi fenomeno incontrollabile. No, noi vediamo adesso i militari che montano i tendoni, i militari che faranno i tamponi, i militari che faranno i vaccini anti-influenzali. Uno ha davanti a sé un'immagine cupa, no? Proprio sembra di accentuare in qualche modo la paura. Ieri sera mi ha scritto allarmato un mio carissimo amico, una persona che io stimo tantissimo, che è un allenatore di pugilato, che è una delle cose che io pratico. E mi ha scritto: Greg, il mio soprannome, mi segnalano due lunghi tir neri scortati dai carabinieri vicino al tribunale. E ho detto: urca, che brutta immagine. E allora mi sono informato tra le mie fonti. Dopo un po' mi è arrivata la risposta, quello che mi ha risposto mi ha detto:
dentro ci sono casse da morto. Allora, capisci? Cioè, sì. Ecco, in tutto questo può succedere che ci siano poi magari questi che sono adesso leoni da tastiera, che dicono scendiamo e spacchiamo tutto, che magari smettono di essere leoni da tastiera. E io penso che ci saranno dei problemi, ci sarà chi smetterà di essere leone da tastiera e comincerà ad andare in giro a spaccare tutto, perché io questo lo avverto come cronista, lo avverto quando parlo con le persone, quando vado nel negozietto sotto casa, certo. No, aperto questo negozietto straordinari prodotti napoletani, e c'era questa ragazza, mi ha detto: ma mio papà ha investito tutto qua, adesso dobbiamo chiudere, come facciamo? Dopodiché io ancora francamente non ho capito che cosa succederà in Lombardia, non l'ho capito, non riesco. Mio figlio mi dice: ma io devo andare a scuola domani mattina? No. Cioè, e al momento non c'è una risposta sulla Lombardia. Ecco. E comunque alla fine, paradossalmente, il Covid ha realizzato il vecchio sogno di Umberto Bossi e ha diviso l'Italia in tre. La padania sanitaria non l'avevamo mai calcolata, però ecco, devo dire che se l'avessero proposta non sarei stato d'accordo neanche negli anni, diciamo, più ruggenti del secessionismo, perché va bene tutto, ma... No, voglio dire, a me fa poi anche tutto questo dietrologismo, no? Dipende da come vanno le elezioni in America, può darsi che ci sia una, certamente io sono tra quelli che auspica che poi alla fine i conteggi favoriscano Trump, però è una mia questione personale, certo. Diciamo, ecco, io voterei Trump per quello che mi racconta il mio figlio grande, che invece viene negli Stati Uniti, con quello che mi racconta lui dico va bene, voterei Trump. Però c'è davvero tanta aspettativa su tutto, perché il punto è: non ce la facciamo più, ma non ce la facciamo più sia a togliere la mascherina che a mettere la mascherina, non so come dire, sì. Cioè, ecco, sia a star zitti che a parlare. C'è proprio un generico non ce la facciamo più, quelli che sono i catastrofisti che si scannano con i cosiddetti negazionisti, che poi invece magari sono solo persone che vorrebbero un po' sapere come stanno le cose, e viceversa. Adesso ho visto un filmatino di un gruppo che non ho capito chi sono, che stanno partendo per fare la marcia su Roma. Ma chi sono questi? Poi ci sono le riunioni del generale Pappalardo, poi che anche lui, voglio dire, è un grande esperto di musica lirica, ma speriamo davvero che non lo faccia lui il colpo di Stato. Poi, capito? Poi ci sono invece anche gruppi più che seriamente sono attrezzati, diciamo. E io starei molto attento e ti parlo da cronista, certo, uno che ne ha viste oltre, insomma, ecco, non è proprio ne ho viste, ma continuo a vederne a no, ma dico che poi i segnali li sai riconoscere probabilmente abbastanza. Più di chi non fa questo lavoro come lo fai tu, insomma. No. Sì, io sì, poi sono figlio di uno psichiatra e di una psicologa, quindi mettici anche questo. Marco, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata di oggi e per questa apripista che ci hai dato. Grazie mille a Marco Gregoretti, andate sui suoi profili Facebook, social, andate su Twitter a cercarlo, trovatelo anche sul suo sito Marco Gregoretti. Grazie mille Marco. Grazie a voi. Salutato Marco Gregoretti, abbiamo una decina di minuti, ma direi fondamentali per non tagliar fuori da questo nostro pomeriggio le vostre telefonate. Con Marco Gregoretti credo si sia fatto un racconto molto oggettivo, non c'è bisogno che lo dica io, ecco, lo ribadisco solo perché sono stato il primo a esserne colpito, no? Un racconto molto oggettivo di che aria si respira in questi momenti di attesa, e di come fioriscano
intorno alla confusione che ha una responsabilità chiara, una responsabilità governativa, perché chi governa ha il dovere poi di dare indicazioni chiare, e queste indicazioni alle 17.45 ancora non ci sono, ancora non sappiamo quali saranno le zone rosse dove varranno certe regole, quali quelle arancioni dove ne varranno delle altre, quali le zone verdi. Sì, leggiamo qualcosa sui giornali, ma banalmente non abbiamo ancora la certezza, per chi ci ascolta dalla Lombardia o da una cosiddetta zona rossa, se gli spostamenti dovranno essere giustificati con l'autocertificazione, ad esempio, dal momento che la sottosegretaria alla salute, non più tardi di questa mattina, ha detto che non si ricorrerà di nuovo all'autocertificazione, ma il Corriere dice che ci vuole l'autocertificazione.